Lettera all'Apocalisse, capitolo 2. All'angelo della chiesa di Efeso scrivi: queste cose dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza. So che non puoi sopportare i malvagi e hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli, ma non lo sono, e che li hai trovati bugiardi. So che hai costanza, hai sopportato molte cose per amore del mio nome e non ti sei stancato. Ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e compri le opere di prima, altrimenti verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto se non ti ravvedi. Tuttavia hai questo, che detesti le opere dei Nicolaiti, che anch'io detesto. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò da mangiare dell'albero della vita, che è nel paradiso di Dio. All'angelo della chiesa di Smirne scrivi: queste cose dice il primo e l'ultimo, che fu morto e tornò in vita. Io conosco la tua tribolazione, la tua povertà, tuttavia sei ricco, e le calunnie lanciate da quelli che dicono di essere giudei e non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana. Non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte, e io ti darò la corona della vita. Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Chi vince non sarà colpito dalla morte seconda. All'angelo della chiesa di Pergamo scrivi: queste cose dice colui che ha la parola affilata a due tagli. Io so dove tu vivi, cioè laddove è il trono di Satana. Tuttavia tu rimani fedele al mio nome e non hai rinnegato la fede in me, neppure al tempo in cui Antipa, il mio fedele testimone, fu ucciso fra voi, laddove Satana abita. Ma ho qualcosa contro di te. Hai alcuni che professano la dottrina di Bala, il quale insegnava a Balak il modo di far cadere i figli di Israele, inducendoli a mangiare carni sacrificate agli idoli e a fornicare. Così anche tu hai alcuni che professano similmente la dottrina dei Nicolaiti. Ravvediti dunque, altrimenti fra poco verrò da te e combatterò contro di loro con la spada della mia bocca. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince, io darò della manna nascosta e una pietruzza bianca sulla quale è scritto un nome nuovo che nessuno conosce se non colui che lo riceve. All'angelo della chiesa di Tiatiri scrivi: queste cose dice il Figlio di Dio, che ha gli occhi come fiamma di fuoco e i piedi simili a bronzo incandescente. Io conosco le tue opere, il tuo amore, la tua fede, il tuo servizio, la tua costanza. So che le tue ultime opere sono più numerose delle prime, ma ho questo contro di te, che tu tolleri Isabel, quella donna che si dice profetessa e insegna e induce i miei servi a commettere fornicazione e a mangiare carni sacrificate agli idoli. Le ho dato tempo perché si ravvedesse, ma lei non vuole ravvedersi delle sue fornicazioni. Ecco, io la getto sopra un letto di dolore e metto in una grande tribolazione coloro che commettono adulterio con lei, se non si ravvedono dalle opere che la compie. Metterò anche a morte i suoi figli, e tutte le chiese conosceranno che io sono colui che scruta le rene e i cuori, e darò a ciascuno di voi secondo le sue opere. Ma gli altri di voi, in Tiatiri, che non professano tale dottrina e non avete conosciuto le profondità di Satana, come le chiamano loro, io dico: non vi impongo altro peso, soltanto quello che avete, tenetelo fermamente finché io venga. A chi vince e persevera nelle mie opere sino alla fine, darò potere sulle nazioni, ed egli le reggerà con una verga di ferro,
le frantumerà come vasi d'argilla, come anch'io ho ricevuto potere dal Padre mio e gli darò la stella del mattino. Chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese.